Cari amici, buonasera. Eccomi qua per riprendere i video della mia rubrica Senza pretese per portare alla vostra attenzione un altro serial killer poco conosciuto. Questo serial killer si chiamava Msomi Elifasi. Elifasi era un killer sudafricano e dietro questa sua storiella c'è una cosa curiosa che adesso vi sto per raccontare. Msomi uccise 15 persone, uccise, e fu soprannominato Axe Killer perché uccideva con un'ascia o con un coltello. Era un sangoma. Un sangoma nella tribù degli Zulu, perché lui faceva parte di questa tribù, praticamente è uno stregone, uno sciamano, quindi comunque un personaggio importante. Un giorno Msomi andò da un altro sangoma a raccontargli una storia. Gli disse di essere stato contattato da un Tokoloshe. I Tokoloshe per gli Zulu era un tipo, è probabilmente ancora oggi, un tipo di demone, un elfo, un nano, tutto peloso, brutto. E questo Tokoloshe, a detta di Msomi, gli raccontò a quest'altro sangoma che questo Tokoloshe gli diceva di uccidere. Msomi decise di credergli a questo elfo e cominciarono i suoi crimini intorno agli anni 55 circa, più o meno, quegli anni lì. E quindi questo Tokoloshe, a detta di Msomi, fu il motivo scatenante della sua serie di crimini. E nella serie di crimini ci finì anche la sua amante, che un giorno stuprò davanti a una sua amica. Una volta stuprata l'amante, fece a pezzi l'amica davanti a lei. La tagliò a pezzi e il suo sangue lo mise in una bottiglia. Cosa ci fece con quel sangue non è dato sapere, ma visto il personaggino, o lo usava per dei riti oppure se lo beveva. Non credo ci siano altre spiegazioni oltre a questo, almeno secondo me. Fu catturato, ma da lì a poco riuscì a fuggire. Dopo essere fuggito, uccise 5 bambini. E fu di nuovo catturato, ancora. Quindi era sicuramente un personaggio, certamente di quelli, anche questo, da non tenersi proprio sul comodino come souvenir. Quando Msomi fu catturato e fu processato e giustiziato a morte, perché fu condannato a morte, il giudice dell'epoca e quel tribunale permisero una cosa che non era solitamente fattibile, soprattutto a quei tempi. Permise ad una delegazione di anziani della tribù degli Zulu di partecipare al processo. Elifasi si dichiarò colpevole, non avrebbe potuto fare diversamente, e portò anche gli inquirenti in alcuni posti dove c'erano i cadaveri o gli scheletri delle sue vittime, e addirittura ne trovarono una decapitata, non trovarono la testa. Quindi lui si assunse assolutamente tutte le colpe degli omicidi commessi. E come detto fu giustiziato a morte, fu condannato a morte.
Quando fu emessa la sentenza, il capodelegazione degli Zulu disse: "Io ci credo in questo demone, Tokoloshe, e io credo veramente che questo demone abbia potuto contattare Elifasi per farlo uccidere. E ricordatevi che potrebbe tornare Tokoloshe, quindi il demone, ma potrebbe tornare in vita anche Msomi Elifasi, dopo giustiziato." È chiaro che mi immagino io la scena in quel tempo, quando fu detta dentro l'aula di questo tribunale questa cosa. Msomi fu giustiziato. Dopo essere stato giustiziato, non so se subito o da lì a qualche giorno, questo non è riportato dalla fonte che ho io, la capanna di Msomi Elifasi, a quanto sembra da sola, prese fuoco, bruciò. I capi delegazione degli anziani della tribù degli Zulu sorrisero e quasi fecero festa, perché lo presero come un segno positivo. Ora, a parte la storiella di Msomi Elifasi, abbiamo a che fare qui con un mondo particolare che io tra l'altro seguo da diverso tempo, da anni, perché sono sempre stato appassionato di magia nera e cose del genere. Quindi vi dico, non fatico a credere che in questa storia ci siano delle verità. Questo è Msomi Elifasi. Come dico sempre, per chi vuole notizie maggiori, non ha altro che da provare a fare un giro per il web. Il mio compito era solo quello di presentarvelo. Buona serata a tutti.